Cari amici, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili, del mondo del calcio. Torniamo a prendere la macchina del tempo e cerchiamo di ricordare quali fossero gli impianti che hanno fatto la storia del calcio italiano. Alcuni sono stati ristrutturati profondamente, altri sono spariti e ricostruiti ex novo, ma nessuno può dimenticare quelli che sono stati i teatri che, soprattutto nel secolo scorso, hanno ospitato i tifosi di tutto il paese. Ecco il secondo capitolo, dedicato agli stadi più belli del passato in Italia. Stadio Comunale di Torino. È stato per anni lo stadio che ha visto andare in scena accesissimi derby della Mole. Al Comunale, tra il 1933 e il 1990, la Juventus ha festeggiato 17 titoli di campione d'Italia, compresi i due ultimi del quinquennio d'oro, 8 Coppe Italia e 6 titoli a livello internazionale. Il Torino vi ha conquistato lo scudetto della stagione 1975-76 e 2 Coppe Italia. La Juventus mantenne la presenza esclusiva nel campo fino all'inizio della stagione 1963-64, quando il Torino abbandonò definitivamente il Philadelphia e si trasferì stabilmente al Comunale. Nel 1984, con l'assegnazione all'Italia dell'organizzazione del campionato del mondo del 1990 da parte della FIFA, si rese urgente la necessità di un nuovo stadio per la città. Il Comunale da tempo era divenuto obsoleto, di dimensioni ridotte e poco flessibile. Le proposte avanzate per risolvere questa situazione furono due. Una prevedeva la ristrutturazione dell'impianto in vista del campionato del mondo, con l'installazione di una copertura sugli spalti e l'ampliamento della capienza fino a 77.500 posti a sedere, rispetto ai 65.000 in gran parte in piedi disponibili all'epoca. L'alternativa consisteva nella costruzione di un impianto completamente nuovo. Dopo una serie di incontri, nel 1986 si optò per la costruzione del nuovo stadio nel quartiere delle Vallette, dando il via libera alla realizzazione di quello che sarebbe diventato lo stadio delle Alpi. Stadio Ferraris di Genova. Così come abbiamo parlato del vecchio stadio olimpico prima della ristrutturazione, non può mancare un approfondimento per il Ferraris, che incastonato nel quartiere di Marassi è stato per anni uno degli impianti più caratteristici della Serie A. L'inizio della costruzione dello stadio è avvolto da un alone di incertezza, ma comunemente viene identificato come giorno simbolico il 10 luglio 1910. Tuttavia fu il 22 gennaio 1911 che lo stadio fu ufficialmente inaugurato con il nome di Campo del Genoa di Via del Piano, in occasione della partita tra il Genoa e l'Inter. I lavori per espandere lo stadio di Via del Piano furono completati solo alla fine del 1932. Il 1 gennaio 1933 il nuovo stadio fu inaugurato e dedicato a Luigi Ferraris, capitano della squadra del Genoa, caduto durante la Prima Guerra Mondiale. Questo stadio, il più inglese degli impianti italiani, con la sua struttura unica incastonata nel dedalo dei palazzi della città, detiene il record di spettatori in una partita di campionato stabilito nel derby Genoa-Sampdoria del 28 novembre 1982, undicesima giornata della Serie A 1982-83, con 57.815 presenze. Il record assoluto di affluenza invece risale al 27 febbraio 1949, durante l'amichevole Italia-Portogallo 4-1, quando più di 60.000 spettatori affollarono le tribune dello stadio. C'è anche una leggenda che riguarda il Ferraris. In occasione della tragica morte del portiere del Genoa Giovanni De Pra nel 1979, su sua specifica richiesta, il comune di Genova seppellì accanto al palo sotto la gradinata dei tifosi rossoblu una medaglia d'oro coniata dal Guerin Sportivo per commemorare l'eroica performance del giocatore nella partita della nazionale italiana contro la Spagna. Tuttavia la sorte di questa medaglia è rimasta sconosciuta dopo il completo rifacimento del terreno di gioco nel 1989 in vista dei lavori di ristrutturazione dello stadio in occasione dei mondiali di calcio del 1990. Stadio La Fiorita, Cesena. Lo stadio venne eretto nel 1957 per accogliere le partite del Cesena nel 1973, in seguito alla prima promozione dei romagnoli in Serie A. Le tribune e le curve furono notevolmente ampliate tramite l'uso di ponteggi e tubi innocenti, portando la capacità dello stadio a oltre 30.000 posti. È in questa configurazione che lo stadio di Cesena ha registrato il suo record di presenze, con 35.991 spettatori, il 10 febbraio 1974 durante la partita Cesena-Milan
terminata con il risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa. Inizialmente denominato Stadio La Fiorita in riferimento all'area in cui sorgeva, lo stadio passò a chiamarsi Dino Manuzzi in onore di quest'ultimo, presidente del club cesenate dal 1964 al 1980, dopo la sua scomparsa avvenuta il 29 maggio 1982. Proprietà dell'amministrazione comunale anche lo scenario storico dell'apparizione del Cesena nella Coppa UEFA contro i tedeschi orientali del Magdeburgo guidati da Sparwasser. Stadio Flaminio. A dispetto del degrado nel quale purtroppo versa oggi l'impianto e che lo ha portato attualmente in testa alla nostra classifica degli stadi da incubo, lo stadio Flaminio è stato per anni una vera bomboniera nel cuore di Roma. I lavori per la costruzione del nuovo stadio iniziarono nel luglio del 1957, subito dopo la demolizione dello stadio nazionale. A gennaio del 1958, mentre i lavori erano ancora in corso, il comune di Roma, proprietario dell'area e dell'impianto, decise di denominare il nuovo stadio Flaminio per renderlo riconoscibile anche ai non residenti nella città. Questa scelta causò polemiche a Torino a causa dell'abbandono del vecchio nome. Tuttavia il CONI in difesa argomentò che lo stadio Torino era stato dedicato, non intitolato, e che la decisione sul nome spettava al comune di Roma, il quale non ratificò mai ufficialmente la precedente denominazione. Lo stadio aveva una capacità di 42.000 posti, di cui 8.000 erano coperti. I lavori durarono poco meno di un anno e mezzo, con un costo totale di circa 900 milioni di lire dell'epoca. Nel 1960 il Flaminio ospitò un girone e le fasi finali del torneo olimpico di calcio, diventando una valida alternativa allo stadio olimpico e in seguito essendo il più grande impianto sportivo di Roma, e in seguito anche per la Serie A essendo il più grande impianto sportivo di Roma senza pista d'atletica. Durante la stagione sportiva 1989-90, a causa dei lavori di ristrutturazione dello stadio olimpico in vista del campionato del mondo del 1990, il Flaminio fu utilizzato congiuntamente da Lazio e Roma. Successivamente, nell'agosto del 2006, ospitò per l'ultima volta un incontro ufficiale della Lazio nel primo turno di Coppa Italia contro il Rende. Attualmente la Lazio sta valutando l'opzione di ristrutturare lo stadio per ottenere una struttura di proprietà, ma i vincoli imposti rendono il progetto un'impresa ardua. E tu ricordi altri stadi del passato che avrebbero meritato di essere inseriti in questa serie di video? Scrivilo nei commenti e soprattutto non dimenticare di lasciare un like e di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!